Ciao a tutti e benvenuti e bentornati sul nostro canale in questo nuovo video e buon anno! Oggi iniziamo parlandovi del processore Intel Core i9-10900KF. Si tratta infatti di una CPU desktop con 10 core lanciata nell'aprile del 2020. Fa parte della gamma Core i9 che utilizza l'architettura Comet Lake con il socket 1200. Grazie all'Intel Hyper Threading il numero di core è effettivamente raddoppiato fino ad arrivare a 20 thread. Il Core i9-10900KF ha 20 MB di cache L3 e funziona a 3,7 GHz per impostazione predefinita, ma può aumentare fino a 5,3 GHz a seconda del carico di lavoro. Questo processore supporta anche 128 GB di RAM DDR4 a doppio canale da 2933 MHz e utilizza la tecnologia di decima generazione. Tenete conto che potete overclockarlo con l'Intel Boost. Con un TDP di 125 W, il Core i9-10900KF consuma molta energia, quindi è assolutamente necessario un buon alimentatore e anche un buon dissipatore. Il processore Intel supporta la memoria DDR4 con un'interfaccia a doppio canale. Per la comunicazione con altre componenti del sistema, Core i9-10900KF utilizza una connessione PCI Express di terza generazione, al contrario di quanto fa AMD, che supporta già la quarta. Questo processore non possiede una scheda grafica integrata, la sigla F significa proprio quello, quindi sarà necessario acquistare una GPU compatibile e dedicata. La virtualizzazione hardware è disponibile sul Core i9-10900KF, che migliora notevolmente le prestazioni delle macchine virtuali. Inoltre è supportata la virtualizzazione YOMU Pass-Through PCI, in modo che le macchine virtuali guest possano utilizzare direttamente l'hardware dell'host. I programmi che utilizzano AVX, come l'Advanced Vector Extension, possono essere eseguiti su questo processore, migliorando quindi le prestazioni per le applicazioni pesanti di calcolo. Oltre a AVX, Intel include anche il nuovo standard AVX2, ma non quello AVX512. Ovviamente potete trovare il processore Intel i9-10900KF su bpmpower.com cliccando sul link riportato qui in basso in descrizione. Vi ricordo che l'undicesima serie dovrebbe uscire invece nei primi mesi dell'anno, quindi se avete pazienza potete aspettare a vedere che cosa succede. Se non l'avete ancora fatto vi invito a iscrivervi al nostro canale YouTube, mettere mi piace alla pagina Facebook e a seguirci su Instagram. Ciao e al prossimo video!